si è conclusa con una gara tra tutti gli atleti, la tre giorni è dedicata alla disciplina degli attacchi organizzata al Circolo Ippico Caldese di Città di Castello dalla Federazione Italiana Sport Equestri dell'Umbria. 11 sono stati gli equipaggi che hanno avuto la possibilità di allenarsi con il tecnico federale Cristiano Cividini in preparazione degli ormai prossimi campionati italiani di attacchi. Un'occasione importante per gli sportivi di Umbria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, vista la grande autorevolezza del pluripremiato atleta Cividini. È stato bello vedere delle persone ricche di volontà, ricche di iniziativa, predisposte all'apprendimento. La predisposizione all'apprendimento lo si è visto oggi, che è stata questa piccola gara, una gara training, mettiamo questo titolo, dove hanno messo in atto i consigli, dove io li ho aiutati a fare un campo prova e dove si è diviso una bella giornata di sport all'insegna degli attacchi. Nella giornata che ha chiuso lo stage, ad accogliere gli equipaggi sono stati anche il presidente nazionale della FISE Marco Di Paola e la presidente regionale Umbra Mirella Bianconi. I nostri appassionati di attacchi stanno crescendo molto. Cristiano Cividini, oltre ad essere un grande campione, è anche un grande comunicatore della disciplina degli attacchi e quindi vedo molta soddisfazione negli atleti. A livello tecnico devo dire che ci sono delle persone molto valide, sia in Umbria che anche nelle altre regioni. È stato un momento anche di confronto di questo sport, considerando che per via anche del Covid quest'anno le carrozze forse sono le prime uscite che fanno in preparazione all'evento clou che per noi è la Coppa delle Regioni. E devo dire che nonostante il fermo sia delle mani, dei cavalli che degli atleti, ho notato che il livello c'è l'impegno, ma c'è anche proprio una voglia di riuscire, di ripartire e di arrivare perlomeno ad un traguardo. Da segnalare infine, per la specialità paradriving riservata a persone con disabilità, la partecipazione allo stage anche di alcuni paradriver. Ci fa molto molto piacere l'ampliamento che abbiamo sul paradriving. I nostri atleti para sono veramente formidabili, sono oramai parte integrante della nostra federazione, si stanno, attraverso il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, allargando su tutte le discipline. Gli attacchi sono una disciplina che consente la partecipazione di atleti para e con molta soddisfazione vedo qui un gruppo di atleti para che stanno migliorando tantissimo.